Inclusione sociale e mobilità sostenibile sono elementi strategici per lo sviluppo di una montagna intelligente che sia polo d'attrazione per l'economia, il turismo e la qualità della vita. Sono in effetti questi i temi chiave di Cuore Dinamico e Cuore Solidale, due dei progetti che insieme a Cuore Innovante e Cuore Resiliente compongono il piano integrato territoriale Cuore delle Alpi, finanziato con oltre 7 milioni di euro nell'ambito dei progetti Interreg Alcotra 2014-2020. Con Cuore Dinamico e Cuore Solidale interveniamo in una realtà particolarmente viva sotto l'aspetto dell'attenzione alle dinamiche sociali del territorio e con la possibilità di avere finalmente questo animatore di prossimità. Noi creiamo questo ponte che viene a realizzarsi tra le strutture sanitarie e socioassistenziali e le persone deboli. Quando parliamo di fasce deboli ci riferiamo agli anziani e ai soggetti malati. Tutto questo deve realizzare finalmente quell'unione che deve aversi in maniera molto forte tra le strutture e le persone che normalmente nelle zone marginali e rurali vengono lasciate al caso e all'associazionismo. L'obiettivo finale sarà quello di strutturare un progetto per poi farlo prassi e quindi fare in modo che questo progetto, che sicuramente avrà il suo successo, possa poi realizzarsi come una situazione perenne nel nostro territorio. Cuore Solidale e Cuore Dinamico sono stati presentati a Pinerolo nell'affollato Salone dei Cavalieri con la partecipazione di tutto il partenariato italo-francese, ben 10 gli enti che partecipano in rappresentanza delle comunità transfrontaliere e dei numerosi stakeholder. Mobilità sociale e mobilità sostenibile sono temi strettamente connessi. Da un lato occorre puntare l'attenzione alle fasce deboli dei territori montani e rurali dal punto di vista dei servizi sociosanitari e di iniziative che promuovano l'inclusione. Dall'altra è importante facilitare gli spostamenti. Molte le buone pratiche sviluppate sul tema della mobilità sociale e trasportistica già presenti in Italia e in Francia e che i due progetti del PITER vogliono connettere e prendere come punto di partenza per creare un territorio attrattivo sia per i residenti di oggi e di domani che per il turismo. Aujourd'hui l'idée c'est surtout de partager des expériences. On voit qu'il y a multitudine. Oggi abbiamo il compito di condividere le esperienze. Ci sono moltissimi piccoli progetti nei diversi comuni, unioni di comuni e città, ma dobbiamo lavorare insieme affinché queste iniziative diventino comuni. Ad esempio, quando un italiano viene in Savoia deve trovare la stessa organizzazione, le stesse possibilità. Un italiano, quando va a venire in Savoia, in Maurienne, ha la même organizzazione, ha la même possibilità.